Chiara e Damiano sono una giovane coppia che sta per sposarsi. Don Mimì, padre di Damiano, e Ninella, madre di Chiara, da giovani si amavano e volevano sposarsi, ma un imprevisto ha impedito il loro matrimonio. Per molti anni Ninetta e Mimì si sono evitati, ma adesso, in occasione del matrimonio dei figli, dovranno incontrarsi e affrontare il passato e il presente. Quello che non sanno è che li attende una sorpresa emozionante. Senti, allora, mi devi aiutare a fare una cosa. È arrivato il momento del ballo, ma un ballo molto speciale. È qui con noi, direttamente da Lecce, la bellissima Alessandra! Facciamole un calorosissimo applauso! Don Mimì, questo ballo è per lei. Prego. Vai, papà! Signora, venga. Venga, così uniamo finalmente le famiglie. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Cercare nuove avventure, c'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te. Me la ricordo questa collana. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te. Io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia. Sai che abbiamo esagerato? Penso di sì. Il verbo esserci si usa per riferire la presenza di qualcosa o qualcuno in un certo luogo. Significa esistere, trovarsi. Al presente è di solito usato nella forma singolare c'è e in quella plurale ci sono. Esempio, c'è molta gente al matrimonio di Chiara e Damiano. Ci sono molte persone alla festa. Questa forma può essere usata in tutti i tempi verbali. Esempio, ci sarà molto lavoro da fare questa settimana. C'è stato un concerto ieri sera. Attenzione a non confondere esserci con il verbo avere. Il verbo avere significa possesso
e ha sempre bisogno di un soggetto. Per esempio, se io dico Carlo ha una macchina nuova, significa che la macchina è di Carlo, gli appartiene. Se io invece dico c'è una macchina nuova nel parcheggio, qui non stiamo indicando il proprietario, ma semplicemente dicendo che la macchina si trova nel parcheggio. Hai capito la differenza? Adesso ti insegno un trucco. Di solito, quando si usa esserci, è necessario l'uso di una preposizione, visto che si fa riferimento a qualcosa che esiste in un determinato luogo. Per questo, se il significato della frase è legato all'esistenza di qualcosa in un luogo, è il caso di usare esserci. Per esempio, cosa c'è alla televisione stasera? Ci sono tante cose buone nel frigorifero. C'è gente che ha avuto mille cose. C'è gente che ama mille cose. E per oggi è tutto. Se questo video ti è piaciuto, metti un like, scrivi un commento e aiuta il canale a crescere. Ti aspetto con altri video.